Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova edizione del telegiornale. Iniziamo con la viabilità, con problemi di viabilità, in questo caso riguardano la Val di Nievole, lunghe code sulla provinciale lucchese, sulle strade limitrofe questa mattina a Borgo Abbugiano, nel primo giorno di senso unico alternato. Come vediamo dalle immagini, la fila di auto ferme si è protratta per alcune centinaia di metri, sia verso il centro di Borgo Abbugiano sia verso Pescia. Anche le auto in arrivo da alberghi, località nella zona sud di Pescia, lungo la via Francesca, si sono trovate bloccate già in corrispondenza dell'abitato di Santa Lucia d'Uzzano. Le cause di tutto questo sono i due semafori posizionati nella tarda serata di ieri sulla via Lucchese, un breve tratto di strada in cui le auto sono costrette ad alternarsi a senso unico. Per oltrepassare una piccola area critica che i tecnici della provincia di Pistoia hanno individuato a rischio crollo. I lavori di messa in sicurezza sarebbero dovuti partire nel mese di ottobre, ma ancora non sono stati neppure appaltati. Oggi è sabato, alcune attività sono chiuse. Immaginiamoci che cosa potrebbe succedere, potrà succedere lunedì con la riapertura di scuole e uffici. Nelle ore di punta il traffico sarà certamente più intenso e caotico. I titoli delle principali notizie di questa mattina. La polizia, in collaborazione con la Polfer e i carabinieri, ha fermato il presunto autore di alcuni furti avvenuti a Pescia e Firenze. Addosso al giovane, appena maggiorenne, sono stati trovati oggetti rubati. La scuola per l'infanzia e primaria di Maresca riaprirà battenti subito dopo le festività natalizie. Ad annunciarlo è il comune di San Marcello Piteglio. La notizia arriva dopo oltre 3 anni di lavoro e dopo numerose polemiche. Domenica da seguire, tutto ad un fiato per quanto riguarda le maggiori squadre della nostra provincia. La Giorgio Tesi Group ospiterà il Rimini nell'ultima partita del giorno d'andata, mentre la Pistoiese giocherà a Ravenna con diretta su TVL a partire dalle 14:25. La cronaca quindi dice che la polizia ha fermato il presunto autore di alcuni furti avvenuti a Pescia. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Pescia appunto sono intervenuti in via Campolasso dove era in atto un furto all'interno di un'abitazione al momento spitta. Con la collaborazione dei carabinieri i poliziotti sono messi immediatamente alla ricerca del giovane che era stato visto fuggire verso il centro. Dopo pochi minuti il ragazzo è stato trovato e fermato nei pressi della stazione ferroviaria. Addosso e in uno zainetto sono stati trovati alcuni telefoni cellulari e un tablet che sono risultati rubati a una ragazza di Pescia e a una signora di Firenze. I guai per il giovane tuttavia non sono finiti qui. Lo zainetto stesso infatti è risultato essere stato rubato nel pomeriggio precedente a bordo di un treno fermo alla stazione di Pescia a una signora che si era distratta. In questo caso le indagini sono state svolte in collaborazione con gli stessi carabinieri e con il personale della Polfer di Firenze. Il fermato è un 18enne ospitato presso una comunità cittadina e già noto alle forze dell'ordine. Arrivato in Italia da minorenne non ha dato prova di volersi integrare nel tessuto sociale, tanto che la sua posizione sul territorio è al vaglio dell'ufficio immigrazione. Bilancio della misericordia di Pistoia in questo ennesimo anno difficile. In prossimità del Natale e di fine anno, la confraternita Misericordia ha fatto il bilancio delle attività svolte nel 2022. Il 2022 si chiude, diciamo, in modo positivo. C'è stata un po' di sofferenza in quanto i costi sono aumentati per tutte le cose, pensare alla benzina ma anche energia elettrica. Noi però insomma abbiamo retto e speriamo di reggere anche nel futuro, insomma. Per ora grandi ristori per le associazioni non sono venuti, speriamo però che nel prossimo futuro si possa avere qualcosa insomma, anche di più concreto che di quello che abbiamo fatto oggi. Come sono andate le attività del sociale? Noi abbiamo le attività sociali che sono ormai consolidate, quindi si sta parlando di microcredito, di prevenzione all'usura, di Emporio della Solidarietà in collaborazione con Caritas e Fondazione Cassa di Risparmio.
e in particolar modo quest'anno è stato molto richiesto il Fondo Solidarietà e Salute, che è quel fondo particolare e che peraltro è unico in Italia, che abbiamo noi come Misericordia per consentire alle persone che hanno difficoltà economica di poter ricevere diagnosi e cure presso il nostro polo ambulatorio in maniera gratuita. E questo Fondo Solidarietà e Salute sarà fortemente incrementato anche per l'anno 2023, perché ci siamo resi conto che questa è veramente una grande emergenza. Fra le liste di attesa che si allungano e le persone che, perdendo lavoro, hanno meno capacità economica da poter spendere per la propria salute, vogliamo fortemente incrementare questa opportunità per le persone. Ci sarà una nuova sede prossimamente? È la prima volta che viene fatta una sede dedicata, fatta su misura, a misura proprio di volontario, e sarà dotata di tutti i comfort necessari per l'accoglienza, per l'inserimento, per lo svolgimento dei servizi sia diurni e notturni. Cioè, i volontari tra l'altro hanno lavorato abbastanza incessantemente per la realizzazione di questa sede, e praticamente hanno studiato tutte le cose che erano necessarie perché il servizio fosse fatto nel modo migliore. Un libro ci riporta ai tempi del Covid nell'ospedale di Pistoia, ammesso che il Covid sia sparito del tutto, ma forse ancora presto. L'ospedale San Jacopo al tempo del Covid è il titolo del libro presentato dall'Associazione Novecento e dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Pistoiese, con il sostegno della Fondazione Caripit. Quello che abbiamo voluto raccontare nel libro è stato proprio il momento più difficile della nostra esperienza. È proprio uno spaccato di questo periodo pandemico. Abbiamo raccontato infatti il periodo che va da marzo 2020 a giugno 2021, che è stato il periodo peggiore per i professionisti sanitari, per i cittadini, per la città, per l'ospedale. Quindi sì, mi sento di dire che il periodo più difficile è passato. Questo è un libro, diciamo, scritto a più mani sotto la guida della direzione sanitaria, soprattutto in cui ha contribuito in piccola parte l'associazione che dirigo, l'associazione Novecento. È un libro sulla pandemia, in particolare sulla prima e seconda fase dell'ondata pandemica a Pistoia, in particolare all'interno dell'ospedale San Jacopo. Il libro è necessario perché ovviamente il periodo che abbiamo trascorso è stato un periodo che ci ha segnato. Non siamo più quelli di prima, siamo diversi, né più forti né più, siamo diversi da prima. Il periodo è stato estremamente difficile, è un periodo che ci ha visto anche coinvolti in un percorso di riorganizzazione non solo strutturale, non solo di percorsi, non solo di progetti, ma anche del modo di approcciarsi all'assistenza. Persone che hanno fatto in questi due anni, soprattutto nel primo anno e mezzo, non soltanto esercitando la loro professione il massimo che potevano, ma che hanno messo a disposizione anche la loro vita e quello dei loro familiari per dare la salute a chi ovviamente era nelle condizioni che il virus non lo travolgesse. È stata un'esperienza dura, è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita, e diciamo che mi ha fatto scoprire quali sono veramente i valori importanti. Però quello che voglio dire è che non dobbiamo scordarci di quello che hanno fatto i sanitari e di quello che continuano a fare ogni giorno, che lavorano in una situazione spesso difficile, con orari spesso lunghi, e che comunque mettono in campo il massimo dal punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista umano. Eh sì, giusto sottolineare il lavoro proprio di tutti i sanitari e degli infermieri, dei dottori eccetera, e dei volontari anche, che hanno operato in quel particolare momento. La scuola per l'infanzia e primaria di Maresca riaprirà al rientro dalle festività natalizie, ad annunciarle il comune di San Marcello Piteglio, dopo oltre tre anni dall'avvio dei lavori che hanno visto difficoltà e ritardi gravare in particolare sugli alunni, le famiglie e l'intera comunità scolastica. Il comune ha infatti ricevuto nei giorni scorsi dall'impresa appaltatrice la documentazione richiesta e necessaria per programmare l'attesa riapertura del plesso scolastico. Una buona notizia per le famiglie che lo scorso settembre misero in atto anche un presidio di protesta per i ritardi per quanto riguarda il termine dei lavori.
po' di sport, domani sarà una domenica interessante, ma attenzione, il weekend comincia oggi con una importante partita, la vedremo fra un attimo. Intanto la Giorgio Tesi Group domani chiude il girone d'andata contro il Rimini, ha bisogno di un successo con la speranza che una delle altre squadre che sono appaiate in testa alla classifica, Forlì e Cento, facciano un passo falso. Questo vorrebbe dire entrare nelle prime due del girone d'andata e avere un piccolo vantaggio in un turno nei quarti di finale della Coppa Italia. Domenica alle ore 18 al Palacarrara arriva Rimini, una squadra decisamente in salute. Quali sono le difficoltà? Ma le difficoltà sono tante, perché come dici tu è una squadra in grande salute, ha vinto 4 delle ultime 5 e quella che ha perso in maniera molto molto rocambolesca. È un roster di buonissimo livello, al gruppo che ha vinto la Serie B hanno aggiunto dei giocatori italiani importanti, due americani molto 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 importanti, e quindi il mix è un mix di assoluta qualità, e ci vorrà la miglior pistola possibile per averla meglio di Rimini. Ritrovi e ritroviamo Jess Johnson, come si ferma? Speriamo di fermarlo meglio di come abbia fermato Radori settimana scorsa. Scherzi a parte, è difficile. Jess è un grande giocatore, un grande campione, ci conosce, però anche noi conosciamo lui, per cui cercheremo di fare la miglior partita possibile. L'obiettivo e il focus deve essere vincere la partita, poi se Jets farà tanti punti noi vinceremo, saremo contenti ovviamente per noi e per lui, per la sua performance. Momento delicato della stagione, come sta la squadra? Abbiamo due partite in casa assolutamente da sfruttare. No, stiamo meglio, abbiamo fatto finalmente una settimana di lavoro, qualche piccolo acciacco ma niente di preoccupante, e quindi finalmente dopo quasi 3 settimane siamo riusciti a rimetterci a lavorare un pochino su alcuni aspetti. La squadra sta bene, molto motivata, per cui speriamo di regalarci due belle partite, ma soprattutto due belle vittorie prima del Natale. Domani al primo canestro di una delle due squadre anche l'iniziativa Teddy Bear Toss, con un lancio di peluche sul parquet che saranno poi destinati al reparto di pediatria diretto dal dottor Agostiniani dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Questa è una buona iniziativa, un'ottima iniziativa che si ripete un po' negli anni. C'era stato un po' di problemi per la pandemia, ma era già qualche anno che c'era e ritorna. Quindi oggi scende in campo, poi c'è tutta anche la Serie B di basket, insomma ve ne parleremo fra stasera e domani. Domani scenderà in campo la Pistoiese sul difficile terreno di Ravenna, inizio ore 14:30. Ovviamente gli arancioni, ma qui non possono più fare conti, devono vincere tutte le partite, o meglio, più partite possibili, per cercare di recuperare punti sulla Gianna Erminio, che è la prima in classifica e ha 9 lunghezze di vantaggio sugli arancioni. Vi ricordo, in Serie D passa direttamente soltanto la prima, i play-off potrebbero non servire a niente perché servono soltanto a redare una classifica per eventuali ripescaggi e non certo alle promozioni. Qui vedete Lehmann, che è l'azionista di maggioranza della Pistoiese, sarà, almeno è annunciato, mercoledì alla partita, perché ci sarà poi un turno infrasettimanale e poi ci sarà una conferenza stampa il giorno dopo, molto attesa, perché insomma ci sono delle questioni che circolano intorno alla Pistoiese, la società ne è fuori, ma quelli che l'appoggiano a livello anche commerciale non tanto, e allora c'è da fare un po' il punto della situazione. Non a caso stamani era prevista la conferenza stampa pre-gara, e invece per tutelare un po' la tranquillità dei giocatori che devono pensare sul campo a fare più punti possibile è stata rimandata. Noi non rimandiamo invece la diretta domani a partire dalle 14:25 con i nostri inviati sul canale principale, la diretta di Ravenna Pistoiese. Un po' di confusione accennando
alla partita oggi, perché in settimana c'erano stati un po' di cambiamenti, si doveva giocare anche per quanto riguarda la pista di il sabato, invece è rinviata, è stata rimessa nel suo calendario normale a domenica, quindi la partita Ravenna-Pistoia si gioca domani. Si gioca oggi invece un derby atteso, quello di Agliana. Fra poco allo stadio Bellucci ci sarà Aglianese-Prato, l'Aglianese che sta disputando un campionato straordinario, il Prato che sta recuperando proprio da un mesetto e mezzo a questa parte, a grandi passi, quindi sarà molto molto interessante. Ci siamo anche noi, stasera vi proporremo gli highlights e eventualmente anche delle interviste, altrimenti ne riparleremo domani. Vi lascio a Posso Dirti la Parola, il Vangelo della Domenica, Nursery Valley, viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro paese a cura della Vannucci Piante, e poi Canto al Balì alle 19. Torniamo noi. Grazie per averci seguito, a più tardi.